Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo ciclo di The Outer Wilds. Nello scorso ciclo, smetterò di dire episodio, nello scorso ciclo abbiamo avuto pochissimo tempo purtroppo, ma siamo entrati dentro una specie di satellite teletrasportante, l'ho capito all'ultimo istante, difficilissimo da controllare. Che permette però, se allineato con un determinato pianeta, permette tipo di viaggiare alla curvatura e andare velocissimi su quel pianeta. Boh, una roba veramente stranissima. Veramente stranissima. Quelli sono i due gemelli. Adesso però, cioè, tipo ritrovarlo è impossibile. Vorrei ritornare lì e cercare di finire quello che stavamo capendo, ma in bocca al lupo. Là forse. Forse quel puntino bianco lì. Vediamo se riesco a prendere il controllo della nave. Eccolo, 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 eccolo. Il problema adesso è riuscire a fermarsi. Non riesco ad agganciarlo. È difficilissimo andare su quel coso, no? Ok, agganciamoci al sole. No, 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 io non ho, non volevo il pilota automatico comunque. Ogni tanto mi si attiva automaticamente il... Questa è colpa del mio joystick, presumo. Ve lo dicevo anche nell'episodio 0 che il mio joystick, poverino, è in utilizzo da mille anni e proprio mi segue nelle avventure più incredibili. E anche se ormai è vecchio e trasandato, questo non è una scusa per abbandonarlo, rimarrà sempre con me. Anche se ogni tanto fa cose di suo conto, ormai è così vecchio che ha sviluppato... È un casino assurdo regolare la velocità, eh? Assurdo proprio. Frena, frena. Non si riesce a frenare per la miseria. Attacchiamoci a rovo oscuro. Ok. Adesso dobbiamo invece staccarci da rovo oscuro. Ok. Credo che stiamo andando bene. Veramente, è molto più difficile di quello che sembra guidare sta roba, eh? Molto più difficile. Eccolo il satellite. Preso. Oh, frena! Oh, mamma mia! Ok. Vediamo innanzitutto se ci sono altre entrate, perché... Aio. Non credo proprio. Cioè, oddio, in realtà c'è questa dall'altro lato, ma sempre lì si entra. Rilevati alberi, bombola di ossigeno ricaricata. Quali sarebbero gli alberi? Quelli sarebbero gli alberi, ok. Qui abbiamo anche questo
Gemello braci di pietra, proiezione. Dove devo metterlo? E qui non è più tradotto. Nella stazione. No, è la stessa cosa, ma semplicemente si è dimenticato. Non capisco questa tesserina qui. Che cosa? Ah, qui? Ops. No. No, no. Non ho idea di dove vada messa questa. La lasceremo qui per ora. Boh. Questa è roba dei nomai comunque. Di sotto magari va messo. Qui forse si ferma. Vediamo un po' se riesco a capire come fermare questo attrezzo nel poco tempo che abbiamo nel nostro ciclo. Qui non ferma. Quindi una volta che parte il movimento non lo fermi più, perché anche se io poi vado di qua, riparte nella direzione opposta. Cioè è impossibile da fermare questo attrezzo. È questo che non sto capendo. Ah, e la sfera è di sotto, è sotto al vetro. La tolgo subito, ma riparte comunque di qua. Sta sempre in un motuo perpetuo, non si può tenere ferma. Neanche se la palla la rimetto qui. Sta sempre in un motuo perpetuo, quindi boh, io gli do una direzione e torno sopra. No, questo è torno sotto. Torno sopra da qui. Mi seguo. Uff! Ok. Esploriamo nel poco tempo che abbiamo. Da fa? Cos'è sta roba? Che succede? Stato della curvatura di ritorno, carica. Sali sul ricevitore della curvatura per attivare la curvatura di ritorno. Orario di partenza, ok, sì, chiarissimo. Un orario a me... Fai il piano al jetpack. Ok. Qui c'è stato qualcuno. Combustibile di riserva per il jetpack di Feldspato. Senza il mio jetpack è scomodo dover attraversare il pianeta per tornare alla nave, per cui lo lascerò qui. Ho controllato con il mio piccolo scout, sì, lo uso anch'io. Scoglicorno, piccolo marshmallow rinsecchito. E i rilevamenti sull'integrità indicano che questo pezzo di vuoto fragile non ha particolari problemi di instabilità, ma chissà. Cioè, se c'è ancora del carburante, usalo pure, altrimenti tu che stai leggendo questa nota avrai sicuramente problemi più grandi. Ok. Iscrizione nomai. La città sospesa, 50 metri in basso. Cosa? Questo è un altro teschio di nomai. Ma dove diavolo... Dove diavolo sono? Sono a 27 km dalla mia nave. E come ci torno indietro adesso? Oddio. Moriremo qui. Clary, a tutti i miei amici su Vuoto Fragile, sono appena arrivata qui a curvatura dalla stazione del buco bianco, ovvero dall'altra parte del buco nero di Vuoto Fragile. Cosa? Il nostro progetto ha funzionato, siamo riusciti a ricreare i viaggi a curvatura. Che bella notizia, voglio tanto vedere la torre di curvatura, nonostante sia passato molto tempo da quando ho viaggiato l'ultima volta attraverso un buco nero. Poke, non so quanto sia simile al progetto originale di Annona, ma finché funziona sono felice. Sapevo che ce l'avresti fatta, Cassava. Spero tu stia leggendo. Quindi questo qua su è Poke che parla. Questo è Clary, questo è Felix. E questo chi è? Poke di nuovo. Ehi, questo deve essere errato. Clary, hai visto queste letture? Se fossero corrette, violerebbero il principio di casualità. Deve esserci un errore strumentale da qualche parte. Poke,
attorno alla stazione del Buco Bianco. Se tu e Ruth venite lì con me, possiamo eseguire una diagnostica completa nella speranza di individuare il problema. Non dirlo a Cassava. Rimuovi pergamena. The fuck? Questo è quello che ho letto finora. Ok, ok. E cosa me ne faccio? Perché dovrei poter prendere la pergamena? Questa è una rappresentazione di vuoto fragile, credo. Oh! Ma cos'è che si schianta qui? Quelle rocce? Credo che mi serva quel tassello che ho lasciato dentro la stazione. Come ci torno adesso? Ok, qui non è sicuro per niente. Da qua. Soprattutto questa roba cos'è? Ok. Ok, questo affare è una sorta di teletrasporto quando è allineato. Ma tipo... adesso non lo è. Dobbiamo stare qui e aspettare che si riallinei. Non mi teletrasportare nel sole, ti prego. Ok. Sono nel posto giusto? Sì, sono nel posto giusto. Perfetto. Ho capito come funziona. Sostanzialmente è una sorta di teletrasporto magnetico. Cioè c'è un buco nero e un buco bianco. Quando sono allineati si può viaggiare a quello che loro chiamano velocità di curvatura. Cioè la distorsione creata da un buco nero e un buco bianco, non chiedetemi che cosa sia un buco bianco perché non ne sono al corrente, interagiscono tra di loro e si può viaggiare a quasi praticamente teletrasportandosi. Come la distorsione che si vede quando si guarda al buco bianco. Avete visto che si distorce tutto? Ecco, quella è una curvatura. E quella curvatura ci permette di viaggiare. Inserisci. Posso inserirlo qui? Posso inserirlo qui? Vediamo che succede. Pai sta scrivendo: io e Remy abbiamo rivisto i registri che ci ha inviato Poke. E pare che in Omai arrivino al ricevitore della curvatura su vuoto fragile, leggermente prima della loro partenza, da stazione nel buco bianco. Pare che arrivino al ricevitore della curvatura su vuoto fragile prima della partenza. Oh mio Dio. Quindi sto mandando indietro il tempo, andando avanti e indietro. Poke, capisco che sia molto strano, ma io e Clary abbiamo controllato ed eseguito test sulle strumentazioni e i risultati sono sempre i medesimi. Remy, si tratta di un intervallo di tempo infinitesimale, circa un 100.000esimo di secondo. Supponi che i nostri strumenti non siano in grado di misurare accuratamente un lasso di tempo così piccolo? Pai, come ti ho già detto, Remy, queste letture non possono essere corrette. Come può un Nomai arrivare su vuoto fragile prima ancora di salire sulla piattaforma di teletrasporto? Le implicazioni sarebbero impensabili. Un errore nel continuum spazio-temporale, appunto. Remy, Poke, dato che Pai è sicura che queste letture siano errate, mi sta gentilmente aiutando a ricreare questo fenomeno al laboratorio alta energia. Abbiamo ideato un esperimento per raccogliere più informazioni. E risponde Pai: un aggiornamento. Poke, il laboratorio alta energia si trova nella gola sull'equatore di Gemello Braci. Vieni qui subito. Devi vederlo con i tuoi occhi. Oddio, quanta roba stiamo scoprendo! E Poke: non sono in disaccordo, significherebbe che ho violato, senza volerlo, diverse leggi fondamentali di questo universo. Di questo universo, quindi già parliamo di multiversi. Dovremo riesaminare tutte le nostre teorie e credenze sulla natura del tempo. Già, lo spero anche io. Oddio, ma che cazzo di figata è sta roba, ragazzi? Oddio, se non mi casca un meteorite in testa... what? Cos'è? Dove sono?
Apri, fallo. Ma che cazzo? È tipo un sogno, non ho il lanciasonde, non posso fare niente. E se esco svanisce. Posso vedere com'era, tipo? Che cosa posso vedere? C'è questa struttura assurda. E quello che posto è? Ma dove sono? Se mi allontano svanisce. Non lo so, non so cosa dirvi. Poggia un attimo. Poggia. La città sospesa, 50 metri in basso. No. No. Ok, se non ci passa il lanciasonde, non ci passiamo neanche noi. Ok. Giustamente. Giustamente. E però maledizione, una sonda? No, non può. No, voglio entrare qui dentro. Come si fa? Questo dove lo metto adesso? Potrei cercare. Poggialo qui per ora. Mamma mia, sbaglio sempre tasto. Cerchiamo un po' nel pianeta sperando che non mi caschi una di quelle rocce tipo meteoritiche addosso. Che ci sono altre rovine, magari. Sto anche finendo l'ossigeno. Uno scritto. Felix, qualcuno ha osservato la luna fantasma che talvolta ci saluta dal cielo stellato? Mi interessano i vostri pensieri in merito. Bloom, mi interessa la tua luna giocherellona. È molto simile alla sua amica più impetuosa, la lanterna cava? Felix, questa luna non è vulcanica, almeno non alla mia umile vista. A volte abbandona la sua amica, la lanterna cava, per diverse notti di seguito. Plum. Le notti in cui la luna orbita attorno al pianeta sembrano causali. Si direbbe che viaggi seguendo una propria volontà. What? Touch. Immagina se ci fossero due lune vulcaniche. Allora immaginerei che nessuno di noi sarebbe qui. Ipotesi. È possibile che esista troppa lava? Preferisco di gran lunga esaminare l'ipotesi zero. Mi complimento con i tuoi occhi, come pensi faccia a svanire? Ipotesi, forse un cambiamento delle frequenze luminose che emette? Beh, è un'ottima ipotesi. Supponiamo che questa luna sia troppo timida per mostrarsi, no? Credo che l'ipotesi di Touch sia più veritiera. Dio mio, ma stiamo scoprendo troppe cose, troppe. E stiamo finendo anche l'ossigeno, dannazione. Ma quindi qui dove siamo? Nel vuoto? Su quel pianeta lì, il grande vuoto siamo? Oddio. Il buco nero, no! No, siamo morti. Siamo morti, siamo mortissimi. Siamo mortissimi. Bianco.
L'avevano detto, in tal caso cadi nel buco nero. Bla 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 bla. Ok, mi sta colando il cervello dal naso, letteralmente, proprio cioè. Oh, Madonna mia santissima. Ok, ritorniamo nella nave, per favore. Stiamo per finire l'ossigeno. Uff. Poggia la tuta. Aiuto. Aiuto. Allora, innanzitutto voglio spostarmi di qui. Quindi c'è una luna fantasma. Quindi c'è un buco nero all'interno di grande vuoto che ci ha risucchiato e non sappiamo come questo sia possibile. C'è un enorme seme gigante che ha squartato un pianeta e adesso sta per squartare il nostro pianeta e a quanto pare l'interno di questo seme gigante è lo stesso sul nostro pianeta. Come se fosse lo stesso spazio in due posti diversi. Adesso faremo una prova. Lanciamo una sondina tattica che mancherà miserabilmente. Ritorna qua, scout. Ok. Ancora non è dentro. È dentro. È terrificante questo posto, non ci entrerò mai. Guarda lì. Ok, qui si schianta e si piazza. Ok, è piazzato. È a 1,2 km da qui. Dobbiamo tornare adesso nel nostro pianeta e verificare la distanza. Ma sono quasi sicuro che stiamo parlando dello stesso spazio. Se riesco a ritrovare il nostro pianeta. Eccolo là. Cuore legnoso, andiamo. Ma questa cos'è, la luna? Ma questa è la luna, quella fantasma? E qui c'è quel coso esploso. No, penso che sia. Oddio, che sta succedendo là? Un temporale. Troppe cose, sto impazzendo. Sto letteralmente impazzendo, aiuto. Piano, 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 piano. Iniziamo a rallentare. Ok, perfetto. Frena. Uff. Ok. Scout non è lo stesso spazio, ragazzi. Non è lo... Sembra... Allora, scout 12 km. Se riesco a girarmi... qui non c'è. Qui non c'è. Non è lo stesso spazio. Sembra, ma però perché sento la fisarmonica provenire da entrambi i posti? Non lo so, ma non è lo stesso spazio. Altrimenti si duplicherebbe davvero il segnale e io lo vedrei anche qui. E invece no. Sto girando la telecamera per vedere se... Non è lo stesso posto. Non credo almeno sia lo stesso posto. Non credo. Possiamo fare la prova contraria, ovvero scendere con la tuta, senza impazzire come stavamo facendo prima, lanciare una sonda all'interno, errore duplica il segnale.
Oh merda. E perché prima non me lo dava? Ok, è lo stesso spazio. Non l'avevo visto prima, penso. Forse perché sparandolo con la nave si bugga qualcosa, non lo so, ma... E questa è a colori. Non è in bianco e nero questa. Sembra acqua comunque, blu. È lo stesso spazio. Oddio. Oh no. È finito il ciclo e ancora non ho capito dove avviene l'esplosione. Beh, il nostro tempo si è esaurito. Alla prossima.